siamo stati invitati qui e siamo molto onorati perché abbiamo vinto il premio del Positive Business Team. Ho iniziato 20 anni fa, eravamo in 2, oggi siamo in 202, quindi cosa dire, in group we trust. Crediamo fermamente che la forza del gruppo sia la cosa più importante e solo grazie all'amore e alla passione dei ragazzi che noi formiamo fortemente riusciamo a raggiungere risultati molto, molto evidenti. Noi mensilmente in tutti i nostri punti vendita serviamo più di 17.000 persone e dove io dico sempre che il nostro esercizio non è quello di far mangiare bene le persone, fargli mangiare il miglior cheesecake del mondo o il più buon hamburger, ma l'esercizio è far alzare le persone con un sorriso e cambiati, con un'esperienza a California Bakery che poi possono raccontare o in ufficio o in famiglia. Gestire un team è da un lato molto difficile, ma dall'altro lato molto semplice. Tutto sta nel cuore che mettiamo noi verso di loro e nel cuore che mettono loro per l'azienda. Io mi reputo una persona molto fortunata perché posso dire che tutti i nostri ragazzi, 202 persone, tutti quanti ogni mattina vengono e si spendono con tutta la passione e con tutto l'entusiasmo che hanno. Il business deve essere positivo nei confronti di tutti. Quindi identificare gli stakeholder che contano e contano tutti, in primi i clienti, i dipendenti, i collaboratori, perché sono loro che stanno di fronte al cliente ogni giorno. Se uno non riesce a realizzare un clima positivo in azienda è difficile che si riesca a esprimere un clima positivo nella shopping experience dei clienti. E poi ovviamente verso gli altri stakeholder che sono i fornitori, i consulenti e via dicendo. Quindi la positività non è una cosa che si può utilizzare a comando, deve essere una cosa che deve essere nel DNA. Qui siamo stati nominati, abbiamo vinto per la Best Buying Experience, cioè la migliore esperienza d'acquisto nei negozi, e questo è un po' frutto dell'ossessione che noi abbiamo per i clienti, che vuol dire cercare di capire quali sono i desideri, le ambizioni, le sensazioni che può provare un cliente che viene a fare shopping, e quindi dargli un'offerta merceologica completa, un ambiente piacevole, ma soprattutto un servizio, un'accoglienza che gli faccia venire voglia di tornare per il piacere di fare shopping nei nostri negozi. Siamo partecipati da un gruppo francese che è leader mondiale in questo settore, con 600 imbarcazioni per crociere esotiche in 30 destinazioni. Ovviamente noi vendiamo sogni, non sogni raggiungibili, ma quello che desideriamo offrire ai nostri clienti è delle vacanze uniche che conserveranno per anni, e quindi partire stanchi, diciamo, come capita spesso per chi abita nelle grosse città, stressati. E nelle nostre vacanze, rispetto a una normale vacanza in albergo, veramente offrire un sogno, ritornare sorridenti e ricaricati, rigenerati veramente nel cuore. Poi non mi ricordo che scrittore diceva: il vero viaggio non è solo visitare nuovi luoghi, ma anche visitarlo con occhi diversi. Ecco, è quello che cerchiamo anche un pochino di insegnare ai nostri clienti per apprezzare il rapporto con la natura.